cura della nostra casa. È stato questo il tema che ieri ha caratterizzato la quarta giornata di novena in preparazione alla festa della Madonna dei Martiri di Molfetta. In sintonia con la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, celebrata ieri dalla Chiesa Universale, la comunità ha riflettuto sul proprio rapporto con il mare, consapevole delle sfide ambientali che minacciano questo bene prezioso. L'inquinamento, la pesca eccessiva e il cambiamento climatico sono alcune delle problematiche che affliggono il nostro mare e la Madonna dei Martiri, nel suo ruolo di madre intenta ad indicarci la via, ci invita a rispondere con azioni concrete e responsabili. Siamo nel mese di settembre, un mese di transizione in cui la natura dovrebbe mostrarci nuovi colori, nuove temperature, nuovi ritmi biologici, ma questo avviene sempre meno a causa dei nostri stili di vita poco umani e la scienza ne dà conferma. In questi giorni ho nel cuore le parole di Don Milani, che diceva: i problemi degli altri sono anche miei. Uscirne da soli è avarizia, uscirne insieme è politica. Ma ho nel cuore anche le parole di Papa Francesco, che diceva: ai problemi comunitari si risponde con delle reti sociali. Uscirne da soli è impossibile. E allora, alla luce proprio di queste parole, voglio dirvi: non lasciamoci ingannare dalle soluzioni facili, ma appassioniamoci al bene comune. Allora, perché in questo tempo del creato non ci avviciniamo, non cerchiamo di trovare quelle realtà che già si occupano della cura del bene comune proprio nel nostro territorio? Quindi spera e agisci con il creato.